Intanto ringrazio il Ministro Barca, ma per il suo lavoro quotidiano, quindi oggi è qui presente, ma la sua struttura è dal primo giorno a fianco a noi, c'è un lavoro quotidiano, un lavoro veramente giornaliero, quindi non è una presenza che sembra strano. Poi è chiaro, nella dinamica del confronto governo-regioni c'è sempre la rivendicazione, l'esigenza di avere di più. Il clima complessivo del Paese è molto complicato, quindi lo compensiamo con un lavoro attentissimo su ogni aspetto, su utilizzare fino all'ultimo euro in maniera positiva e utile. Quindi oggi abbiamo rifatto una ricognizione complessiva sulla programmazione di carattere generale, sono state fatte delle riunioni tecniche su alcuni aspetti, in particolare tutto il tema degli obiettivi di servizio, il tema del sociale che sapete si affronta infanzia, anziani, con quelle dinamiche di valutazione sul territorio delle migliori esperienze territoriali, come possiamo metterle a sistema, come possiamo recuperare le aree dove ci sono maggiori difficoltà per creare anche un'omogeneità sul territorio, una risposta più diffusa. Quindi abbiamo grandi problemi che non ci nascondiamo. Abbiamo risorse scarse perché la situazione del Paese è complicata, però col Ministro Barca ha difeso le risorse per il Mezzogiorno e il rischio era di perderne ulteriormente. E poi questa dinamica di una credibilità della Regione e del Governo anche in sede comunitaria, perché vedo che anche in Europa c'è un'inversione di rotta anche nel giudizio della campagna, questo è tutto positivo per noi, però comunque non ci nascondiamo le difficoltà, abbiamo anche ancora un gran lavoro da fare. Stiamo finalizzando col Presidente quello che ci eravamo presi l'impegno reciproco di fare, cioè di chiudere la programmazione dei fondi di sviluppo e coesione. Con la conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto l'accordo con le Regioni per il riparto delle residue risorse, non è certo questo un momento in cui posporre l'assegnazione delle risorse, ecco, Presidente, ne stiamo definendo. Prima della fine di luglio, primissimi giorni di agosto, chiudiamo. La cosa importante che abbiamo detto oggi è stato il fatto che con il Presidente Caldoro, dal primo istante in cui ho fatto il Ministro, ci siamo messi a tavolino, abbiamo guardato i numeri, erano numeri difficili. E la cosa importante è la dinamica, cioè l'impegno che la Regione sta mettendo su tutti i fronti della programmazione dei fondi comunitari.